Ciao ragazzi, come vedete alle mie spalle siamo decisamente in mood natalizio, finalmente non vedevo l'ora e oggi voglio condividere con voi alcune idee su come confezionare i regali di Natale, cosa utilizzare, come impacchettare, come rendere i nostri regali più carini d'effetto, come personalizzarli in base anche poi alla persona a cui dovremo regalarlo. E oltre a questo vi faccio vedere anche come preparare un regalo fatto in casa utilizzando davvero poco, molto semplice da preparare ma d'effetto. Tanti dei prodotti che ho deciso di utilizzare sono di Bennet, li potete acquistare in tutti i loro ipermercati ma anche online nell'apposita sezione. Ci sono davvero tanti prodotti, c'è un vasto assortimento tra cui poter scegliere. Io amo ad esempio questa shopper grandissima con l'orsetto e il glitter, la trovo stupenda. E non vedo l'ora di metterla vicino all'albero di Natale perché secondo me ci starà davvero super bene, ma adesso non perdiamoci più in chiacchiere e vediamo come realizzare, come confezionare i regali di Natale. La prima idea che voglio mostrarvi è proprio un classico, ovvero confezionare un pacco regalo utilizzando le classiche carte regalo che sono molto gettonate ed utilizzate. Io ne ho diverse di tanti colori e fantasie, nello specifico quella che sto utilizzando adesso la potete trovare da Bennet ed ha una lunghezza di 15 metri, quindi davvero super comoda, perfetta per confezionare tanti regali. Quello che vado a fare è semplicemente tagliare la carta necessaria per confezionare il regalo, lo vado a avvolgere nella carta e fisso con del nastro adesivo. Procedo poi con le estremità, prima taglio la parte in eccesso, in questo modo riesco ad ottenere una piega perfetta e vado a piegare gli angoli creando una sorta di triangolo. Concludo realizzando un fiocco e utilizzo lo spago per creare il fiocco e poi vado ad aggiungere, per renderlo più carino e personalizzato, un tag. Questi sono bellissimi secondo me, realizzati così sotto forma di cartoncino, e poi ho applicato un adesivo natalizio. Il regalo l'ho messo all'interno di questa shopper media, decisamente natalizia. Volendo potete scrivere anche una piccola dedica sulla pallina dorata con la stella che vedete applicata alla borsina, oppure molto semplicemente vado ad aggiungere in una shopper più piccola dei piccoli regalini che voglio fare e poi vado semplicemente a chiudere la borsa con una clip natalizia. Questa forma di renna mi piace tantissimo. La terza idea che invece vi propongo consiste nel confezionare il regalo a forma di caramella. Il risultato finale a me piace tantissimo, lo trovo davvero molto carino ed effetto. Anche in questo caso vado a ritagliare la carta necessaria per il regalo, poi prendo le misure delle estremità e vado ad eliminare la carta in eccesso. Piego poi la carta su entrambi i lati per avere il pacchetto il più perfetto possibile. Riprendo poi lo spago che adoro per confezionare i regali e fisso i laterali con un fiocco per ottenere appunto l'effetto caramella e vado personalizzarlo aggiungendo sempre un tag, un adesivo, e vado a mettere poi il regalo che ho preparato all'interno di questo sacchetto natalizio dorato con l'albero di Natale, che trovo davvero molto bello e che si abbina bene anche con la carta che ho utilizzato. Un metodo che trovo sicuramente velocissimo e molto comodo consiste nell'utilizzare sacchetti di questo tipo. Li potete trovare di varie misure e vari colori. Io ho scelto questo argentato che poi ho completato utilizzando il nastro che c'è in dotazione. Ho fatto il mio fiocchetto e poi ho utilizzato questa borsa rossa con l'orsetto e glitter che mi piace tantissimo. Un'idea che trovo super originale è utilizzare questo sacchetto in tessuto con la divisa di Babbo Natale, ottima tra l'altro anche come decoro sotto l'albero. Come molto carino e originale il vestito per la bottiglia di vino da tenere in tavola durante il pranzo di Natale. Se dovete regalare o confezionare un piccolo regalo, sono ottime questi sacchettini di carta piccolini, ci sono di varie fantasie e colori. Ho utilizzato questa con la renna che trovo deliziosa e l'ho chiusa con un po' di nastro adesivo. Un regalo sicuramente molto gettonato è regalare una crema corpo, comunque un prodotto per il corpo, solitamente confezionato all'interno di tubetti di questo tipo, e quindi vi faccio vedere come io vado ad incartarlo quando faccio un regalo di questo tipo. Molto semplicemente seguo il pack del prodotto, vado a fissare il tutto con del nastro adesivo e vado a completare utilizzando sempre lo spazio
spago perché ve l'ho detto, mi piace molto, lo trovo super carino per confezionare tutti i regali di Natale. Ho aggiunto anche qui un tag e una clip natalizia. L'ultima idea che voglio condividere è quella di regalare un preparato per realizzare un dolce fatto in casa, come ad esempio dei biscotti, muffin oppure una cioccolata calda. Io ho deciso di regalare un preparato per biscotti con gocce di cioccolato, quindi alla farina ho aggiunto anche la vanillina, un pizzico di sale e mezzo cucchiaino di bicarbonato, ho mescolato tutto, poi ho preso un vasetto in vetro dove sono andata a stratificare tutti gli ingredienti. Sono partita proprio dalla farina, mi aiuto con un cucchiaino per compattare bene lo strato, poi aggiungo lo zucchero di canna e sempre con il cucchiaino vado a compattare per bene lo strato che ho appena fatto, infine metto lo zucchero semolato e le gocce di cioccolato. Il mio vasetto, il mio preparato è pronto, vado semplicemente a chiuderlo con il tappo, quindi mi raccomando scegliete un vasetto che abbia il tappo. Concludo il regalo andando a fare un fiocco sempre con lo spago, aggiungo un tag dove inserisco i gradi e il tempo di cottura in forno, perché poi basterà semplicemente aggiungere un uovo e il burro per preparare questi deliziosi biscotti e voilà, il regalo fatto in casa è pronto. Io la trovo davvero un'idea molto carina da regalare specialmente durante questo periodo dell'anno. Come avete visto, basta davvero poco per impreziosire un regalo e vi assicuro che fa sempre tanto tanto piacere ricevere un regalo se questo è impacchettato e confezionato in modo carino, magari curato anche nei minimi dettagli. Almeno personalmente io apprezzo tantissimo quando ricevo un pacchetto super super curato. Qui in descrizione vi lascio anche il link dedicato al catalogo di Bennet regali speciali, che è valido fino al 24 dicembre, quindi proprio fino al giorno di Natale praticamente, dove potete trovare tantissimi altri spunti e vedere tutto l'assortimento che hanno dedicato appunto a questo periodo magico dell'anno. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mettete un pollicino in su, iscrivetevi al canale, un bacione e al prossimo video, ciao!